Mercoledì 19 ottobre 2011, benvenuti in questo nuovo scenario. Avete visto, ho cambiato lo sfondo in questo bunker casalingo che ho cercato di ottimizzare al meglio per poter garantire continuità a questo programma. Vi dico subito, in questi giorni, in questo nuovo locale in cui mi trovo, sono ancora senza connessione, per cui non posso realizzare interviste in diretta, ma lo farò non appena avrò la linea. Tempo, pochi giorni, una linea sicuramente affidabile, che non mi tradirà. Dunque, veniamo ai fatti della giornata che sono importanti, che si inseriscono peraltro in un contesto internazionale grave, in clima di guerra, che riguarda la Grecia, di cui in Italia non si parla assolutamente perché in Italia c'è spazio per le boiate della Lega Nord e le boiate, le finte discussioni di questa politica, di questo governo completamente screditato, mentre in serata le prime pagine dei giornali parlano di questo maxi vertice tra la Merkel, Sarkozy, Lagarde e Draghi, super vertice sui trattati europei. Summit lampo a Francoforte, il presidente uscente della BCE, ora vera unione economica. Cosa vuol dire questo titolo? Secondo me, qui questo vertice che deve rivedere i trattati europei, in questo vertice un pochino segreto, questa è la motivazione di facciata. In realtà si deve parlare di come, di quel vulnus, ecco, che i trattati non hanno considerato, ossia la possibile uscita dall'area euro di alcuni stati membri che non sono stati in grado di rimanere nell'area dell'euro. Dunque questo vulnus va riempito e siccome la Grecia deve uscire dall'euro, questi quattro devono decidere cosa fare, quindi magari secondo me anche modificare il trattato per cercare di far uscire la Grecia dall'euro e quindi l'Italia e tutti quei paesi insolventi che giustamente la Germania non vuole mantenere tappando i buchi di debiti di stati che non sono in grado di onorare. E dunque non soltanto la Germania, l'Olanda, la Francia stessa che a sua volta rischia in quanto creditrice nei confronti dell'Italia poteva rifarsi un pochino con le centrali nucleari e invece il referendum recente ha completamente bocciato questa ipotesi. Dunque questo è un motivo in più, insomma, che alimenta le preoccupazioni dei cugini d'Oltralpe. E allora, dicevo, questo è il punto della situazione. Dire in realtà che si fa un super vertice sui trattati europei per appunto regolamentare l'uscita dall'area dell'euro, di alcuni paesi insolventi. Ho detto che in Italia si parla di vaccate, si parla di discussioni, di insulti a più non posso da parte di ministri in carica che scaricano alcuni loro rappresentanti territoriali, come nel caso di Bossi nei confronti di Flavio Tosi, sindaco di Verona, che si è permesso di dire la sua, di dire una grande verità, che è quella secondo la quale dentro la Lega ci sono molti colonnelli che non ne possono più di questa alleanza con Berlusconi. Vi propongo un breve video che sintetizza, tratto dal TG3 del canale Pool Tricked su YouTube, di questa vicenda, di questa querelle che va avanti da ieri e che serve a distrarre e a non parlare di cose ben più gravi. Flavio Tosi ad archiviare la polemica, parlando di fraintendimento e invitando Bossi a riconsiderare il contesto in cui erano state pronunciate queste parole. Io posso dire che i nostri deputati certe votazioni che abbiamo dovuto fare a Roma gli fa volta a stomaco come le hanno fatte. Volta stomaco, parole dure dunque, non è la prima volta. Nei giorni scorsi al Premier aveva chiesto un passo indietro, inutile dunque la frenata. La rabbia di Bossi è esplosa in gesti e parole, un classico del repertorio del leader leghista, il dito medio alzato e una parolaccia. Tosi dice Bossi è uno stronzo, ha tirato nella Lega un sacco di fascisti, cosa che non può essere sopportata per molto. Non è certo una novità il dito medio alzato, lo ha mostrato più volte all'indirizzo di avversari politici e giornalisti. Questa volta però lo ha riservato a uno dei suoi, segno che il malcontento nel partito è sempre più diffuso e nell'era dei telefonini che ormai fanno tutto, sempre più difficile da nascondere. Ieri la diffusione del video di quanto accaduto qualche giorno fa a Varese, la dura contestazione da parte dei delegati, quando i vertici hanno deciso di nominare segretario provinciale Maurilio Canton per acclamazione senza alcuna votazione. E allora la resa dei conti sembra appena cominciata. Bossi, difeso dal capogruppo
Ettore Guzzoni, oltre che dal figlio, non nasconde che l'ipotesi espulsione sia stata presa in considerazione e così in difesa di Tosi scende in campo il sindaco di Varese Attilio Fontana, che dice chiaro e tondo: se buttano fuori Tosi viene giù il mondo. Ecco, a noi che ce ne importa se Tosi viene espulso dalla Lega Nord, visto che Tosi comunque è sindaco di una città, non è in Parlamento, e l'altro là, Fontana, sindaco di un'altra città che è Varese, lo appoggia. Cioè, dov'è il problema? È un problema interno a un partito di prese di posizione, perché si tratta di capire se appoggiare o meno il capo del governo, ma il problema è chi sta dentro il Parlamento, che vota poi alla fine la fiducia, perché quello che poi conta è il voto col quale Berlusconi si è salvato. Dunque queste querelle sono inutili in un paese che dovrebbe pensare ai problemi reali. Ebbene, i problemi reali sono in Grecia, dove guardate cosa è successo oggi in piazza Sintagma, piazza del Parlamento. Guardate un po' che clima, se non assomiglia molto a quello di Roma. Central Athens has been turned into a battlefield, with demonstrators and riot police clashing as Greece experiences the biggest wave of street protests since the beginning of the economic crisis. The crowd of many tens of thousands rocked barricades and hurled missiles at security forces, who responded with tear gas and baton charges. The protests coincide with the start of a 48-hour strike that's paralyzed much of Greece. Public transport's at a standstill and banks, schools and shops are closed. The aim is to put pressure on Parliament as it debates Prime Minister George Papandreou's latest austerity bill. A first vote is due in the coming hours. Dunque, Grecia e Italia accomunate da questo clima di guerra nelle capitali per la crisi economica, che non concede spazi ovviamente a questi politici che hanno perso credibilità sia qui che là. E ovviamente qui le TV non ne parlano assolutamente di questi tumulti. Avete visto in piazza davanti al Parlamento, il Parlamento della Grecia assediato dai cittadini greci che sono lì per chiedere la testa di questi politici. E in Italia si parla appunto di Maroni, che invece vuole tassare i cortei per impedire e per scoraggiare ovviamente che ci siano delle aggregazioni sociali che possano in qualche modo protestare. Maroni stesso che ha una condanna, molti di voi lo sanno, passata in giudicato per aver morso il polpaccio a un poliziotto, dunque condannato per oltraggio e resistenza pubblico ufficiale, senza contare poi tutte le imputazioni che poi sono state anche sanate grazie alle leggi Berlusconi, di quando lui, Calderoli e altri della Lega insomma fomentavano la secessione e creavano eserciti padani appunto contro la legge. Dunque questa è una grande ipocrisia, insomma, che riguarda la Lega, lo sappiamo perfettamente, però noi dobbiamo vedere i giornali di cosa parlano, perché poi dai giornali le TV attingono, purtroppo, ahimè, e i telegiornali offuscano Atene e parlano appunto di Maroni e del suo problema di dover far pagare i cortei. Quindi Repubblica apre con questa notizia di spalla: Berlusconi rinvia il decreto sviluppo, mancano i soldi, e questo è un titolo che trova quasi le nove colonne invece sul Corriere della Sera. Poi c'è questa indagine che riguarda Profumo, che sapete che era l'ex manager che era stato fatto fuori qualche mese fa dalla dirigenza di una banca, in quanto si diceva, perché era anche l'unico non condannato, insomma una persona comunque di un certo spessore, indipendente, che non si è mai fatta condizionare dalle correnti. Ebbene, qui adesso si scopre che c'è un'indagine a suo carico di quando era amministratore delegato di Unicredit, indagato a Milano per frode fiscale nell'ambito del caso Brontos all'istituto di credito, sequestrati 245 milioni di euro. Il profitto del reato di evasione fiscale, che sarebbe stato commesso dalla banca tra il 2007 e il 2008 attraverso l'operazione, tra i consulenti anche l'ex studio di Tremonti, Unicredit ha ribadito la convinzione della correttezza del proprio operato e di quello dei propri dipendenti. Ecco, questo è un argomento che va in prima pagina, giustamente, e che però poi lascia spazio appunto al decreto. Quindi bisogna incriminare questi 500 presunti violenti che hanno saccheggiato Roma praticamente, l'hanno messa a ferro e fuoco, 500 persone
Pensate un po' se c'è da credere a un numero di questo tipo e se c'è da credere che siano dei teppisti così senza motivo. Comunque, decreto sviluppo nel caos, le imprese tempo scaduto, quindi azioni del governo per cercare di contrastare questo clima di guerriglia e fa finta di far vedere che in qualche modo fa qualcosa. Ovviamente questa è la reazione invece di Confindustria. Il tempo scaduto, quindi la Emma Marcegaglia, che tra l'altro scrive una lettera pubblicata in prima pagina dal Corriere di oggi. Rimango su Repubblica e Corriere perché sono comunque i quotidiani più blasonati, più diffusi e che, dai quali poi anche altri attingono questi argomenti e soprattutto i telegiornali. E dunque oggi ho un po' questa esigenza di chiudere presto la puntata perché sono impegnato, è già sera e domani la curerò un pochino meglio. Voglio chiudere questa rassegna di oggi con la prima pagina del Fatto Quotidiano, quando i violenti erano loro, e quindi in prima pagina Giuliano Ferrara, ritratto nel 1977 davanti all'Università di Torino, mentre scarica delle manici di piccone da un'auto per dare l'assalto agli occupanti di Lotta Continua e Autonomia. E poi l'unica notizia un pochino diversa rispetto agli altri quotidiani è questa intervista al deputato di Futuro e Libertà, Aldo Di Biagio, che parla di soldi di Finmeccanica se ci voti la fiducia. Quindi queste sarebbero le promesse nell'ambito della compravendita degli onorevoli a Montecitorio. A dicembre, dice Di Biagio, fui avvicinato da una collega del PDL che mi fece l'offerta a nome di Verdini. A Riccardo Merlo offrirono invece la poltrona di viceministro degli esteri. Nulla di nuovo sotto il sole, ovviamente sappiamo perfettamente che la compravendita c'è stata e quindi qualunque forma, chiamiamola anche di corruzione, è lecita purché lui si salvi e che rimanga lì. Quindi questo è chiaramente un leitmotiv che ci accompagna ormai da qualche anno, con la differenza che adesso ci sono molti italiani in crisi che si sono resi conto di quello che è Berlusconi e tutto il suo governo e che con questa crisi appunto dovranno in qualche modo i nodi venire al pettine. I nodi sono già venuti al pettine, stanno venendo ulteriormente in Grecia, stanno venendo anche qui nello stesso identico modo, sta ovviamente anche alla politica capire se è opportuno magari recuperare un po' di soldi all'estero e un po' di soldi rubati per restituire il maltolto all'Unione Europea e quindi restituire un po' di debiti, e se questo lo capiranno anche in Germania e se, insomma, se lo sapranno cogliere potremo rimanere nell'ambito dell'Unione Europea, altrimenti saremo fuori. Non ci sono storie, perché ormai i cittadini, i tagli e i comuni sono stati fatti, e le pensioni più di così non si possono abbassare, gli ospedali più di così non si possono ridurre, si possono ancora peggiorare un po', ma non è certo lì che vai a prendere i miliardi che servono, per cui i giovani di futuro non ne hanno più, no? Corrotti, corruttori, mafiosi e paramafiosi sono chiusi in Parlamento, sicuramente veri o presunti che siano, quindi non abbiamo più niente da perdere e quindi il clima è questo. Mi ero preparato appunto una pagina con tutte le prime pagine che però senza connessione sono state purtroppo, sono andate cancellate, devo aspettare quindi la linea internet per proporvele in maniera diversa, perché c'erano tutti i titoli un po' contrastanti delle varie dichiarazioni di Berlusconi, di quando diceva che la crisi è già alle spalle, da St. Andrew non più tardi di un anno fa, e che poi faceva da controcanto a Tremonti, che da un lato appunto parlava di crisi passata, però facevano effetto i titoli in prima pagina, che purtroppo per un errore di questo sistema che sto usando, il Firefox, si vede che senza connessione non è riuscito a mantenere, vabbè, poco male. Sono riuscito comunque a mostrarvi qualcosa del fatto. Per oggi la puntata va via così, faremo meglio nei prossimi giorni, spero anche domani, e quindi a questo punto vi saluto e vi ricordo l'appuntamento prossimo con altri fatti. Grazie e buona continuazione a tutti.